Allora, Romina De Novellis torna emozionatissima, torna a Roma dopo 10 anni. È partita proprio tra l'altro in un momento particolare che stava vivendo la città. Era il settembre del 2008, per cui definitivamente. Già dalla prima. E quindi questo passaggio da Roma a Parigi per lei ha significato anche un passaggio dal teatro definitivo, dal teatro alle arti visive e performative. E tra l'altro anche del decimo anniversario di Santa Barbara, esatto, che è stata la tua prima performance, insomma, che è nata come pezzo teatrale e poi invece si è trasformato in qualcos'altro. E cosa ci volevi dire rispetto a questo passaggio? Perché lei è emozionata, ma anche io di averla qua, perché veramente è la prima volta, e questo, come dire, è anche da significativo, perché Romina si sta spostando non solo a Parigi ma in tutta Europa e anche oltreoceano, oltre Atlantico, e in paesi arabi, quindi insomma. Io ti passo il microfono. Ti passo il microfono. Sì. Che voglio dire? Non voglio dire niente. No, grazie di invitarmi qua. Dopo tutti questi anni mi fa un po' strano, quindi questo lavoro è l'ultimo del 2017, l'ultima produzione del 2017, quindi sì, in effetti conclude veramente questi primi 10 anni di carriera che sono diventati un percorso di come performer nelle arti visive, nell'arte contemporanea, lasciando anche in maniera un po' drastica e violenta le mie origini, quindi non solo il mio paese ma anche quello che facevo prima, quindi lavorando nella danza e nel teatro qua a Roma. E Gradiva è un lavoro che è stato molto impegnativo, una performance che è durata 12 ore, dalle 7:30 della sera alle 7:30 del mattino. Quello che avete visto è soltanto un estratto, quindi, di tutto questo tempo infinito, e il video in realtà è stato pensato per una proiezione video così frontale, ma la sua natura è quella di essere proiettato su 3 schermi in cui dialogano continuamente il tramonto, l'alba e questa lunghissima notte. Quello che trasporto continuamente durante queste 12 ore è il calco del mio corpo, quindi la mia carcassa in questo cumulo di rovine. Gradiva è un fantasma freudiano che mi ha ispirata per questo lavoro, perché ero stata sollecitata da una curatrice francese, Léa Bismuth, a lavorare su una mostra che è ancora in corso in Francia, su Georges Bataille e sul tema dell'interiorità, quindi l'esperienza interiore di Georges Bataille. Quando mi ha stimolato, insomma, mi ha sollecitato a questa riflessione, ho deciso di tornare sulla mia interiorità, quindi tornare ancora più lontana dalle mie origini, perché pur essendo cresciuta a Roma, sono napoletana, quindi mi sono detta, faccio un secondo lavoro napoletano, perché questa è la seconda performance di una trilogia di lavori, e questa volta mi confronto con la rovina, quindi diciamo l'identità, l'interiorità, il percorso emotivo, personale, il percorso esistenziale come una sorta di catastrofe personale. Quindi ecco, questo è il lavoro che ho voluto fare, per questo che mi sono fatta nel vero senso anche ricalcare, quindi ho fatto fare il calco del mio corpo per proprio creare anche una specie di fardello di me stessa che si trascina nel tempo e nello spazio infinito di questa notte lunghissima di luna piena. Hai detto tutto praticamente, faccio possiamo anche chiudere. Non volevamo come dire, approfondire molto la cosa, però perché non abbiamo tempo, ci siamo dati 10-15 minuti, però è molto interessante quando tu dici, ve ne sarete accorti, no? Che c'era questo calcolo, non si è capito,
fosse il tuo, perché è ispirato anche da questi corpi pompeiani, quindi c'è anche questo déjà vu e questa specie di però così, mi piaceva sì. chiederti proprio quello che sta dietro poi il momento performatico che noi vediamo, no? Cioè tu non hai condiviso con noi il momento, per esempio, del calco, quando ti sei fatta cuspa, adesso non è, non devi raccontarci come è andata, però quella è parte, secondo te, integrante poi della la tua performance, era cominciata molto tempo prima. Sì, no? Sì, cioè, io non so se vi siete mai fatti fare un calco, comunque non ve lo auguro, è una roba che è proprio... Cioè, farsi comunque murare viva anche la faccia, il naso, gli occhi, insomma, poi per carità ci sono i modelli delle belle arti che forse lo fanno anche tutti i giorni, però insomma io non l'avevo mai fatto, per cui è stata già quella di per sé un'esperienza abbastanza forte. Poi per fare questo calco ho deciso di, e anche per lavorare veramente sul territorio napoletano, ho cercato di lavorare con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che è partner di questo progetto, e quindi sono stati gli studenti del corso di scultura che hanno fatto il calco del mio corpo, quindi loro nello stesso tempo imparavano anche a fare questa tecnica, io mi sono messa un po' al loro servizio, quindi insomma anche con gli errori che potevano capitare, no? Mentre mi soffocavo. No, infatti una cosa che forse è importante dire è che questo è un progetto coprodotto, un progetto internazionale, e in sala abbiamo anche Andres, sì, Asa, è video operatore, ma stiamo facendo una performance. E Romina e io ti ringraziamo per essere qui con noi stasera. E, ho perso il tempo, quindi non so, le proiezioni. Cioè, le produzioni, allora questa è una produzione prodotto francese, che è questo centro d'arte, LABANQUE, si chiama LABANQUE perché è il vecchio palazzo della banca di Francia, che si trova al nord della Francia, un posto molto sinistro, italiano si dice, sinistre qui, un posto molto particolare di vecchie mine e minatori, tra l'altro, visto che io ho iniziato con Santa Barbara con le mine, finisco da minatori, quindi fantastico, con 10 anni c'è la storia che torna su come il singhiozzo, e quindi è un posto abbastanza inquietante, questa Bethune si chiama, e c'è però accanto il Louvre Lens, quindi l'altra sede del Louvre, questo centro d'arte che si chiama La Banque, insomma in realtà è un polo per l'arte contemporanea vicino Lille, la città di Lille, che è veramente molto interessante, e loro hanno prodotto questo lavoro che ancora è in mostra a Bethune, perché c'è la mostra di Lea Bismuth, abbiamo inaugurato a settembre e finisce a febbraio, quindi una lunghissima mostra, e insieme al centro d'arte La Banque c'è i vari galleristi con cui lavoro, tra cui la D.A.F.NA di Napoli che ha coordinato tutto il progetto, Kreemart di New York, la Galerie Alberta Pane di Parigi e Venezia, il Parco Archeologico di Pompei, l'Accademia di Belle Arti di Napoli e basta, credo, sì, questo è. Quindi a questo punto ti posso chiedere quali sono i tuoi progetti futuri, dal momento che hai citato tutti questi modi anche conosciuti a noi profani, perché non so chi c'è in sala che si occupa magari più da vicino di arti visive, mi piace capire se riusciamo a mescolare ogni tanto i pubblici, no, nessuno adesso, è fantastico. E i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri? Adesso sto preparando un lavoro sempre con il centro d'arte La Banque di Bethune, in cui il Louvre entra come partner, sulla questione dell'identità, quindi sto lavorando per questo terzo, quindi, progetto napoletano che mi finanzia sempre la Francia, con la comunità LGBTQ napoletana, sto lavorando nel vecchio parco di Dell'Andia che sarà riaperto per permettermi di fare la performance e le riprese del video il 29 di dicembre, in piene festività. Poi ho questo video di Gradiva, mostra su Pompei al Madre, sulla materia, quindi ci sarà poi una sezione più dedicata alle arti contemporanee, insomma, e quindi è stato integrato questo video. Sto lavorando tutto in Italia, un progetto sul tarantismo con la Fondazione Random in Puglia, e è molto italiano in realtà come anno, quindi piano piano, vedi, a volte ritornano. Magari chissà che non si riesca. E chissà se tu che sei
così carina sempre. Che non si riesca magari l'anno prossimo a entrare in una piccola produzione anche noi e fare un debutto qui alla prossima edizione del premio, dove ci dirai se la performance era cominciata già mentre ti facevano il calco, perché non hai risposto alla domanda. Ah, scusa, vabbè. Sentite, chiudiamo qua perché è uno spot, chiedendo se qualcuno tra di voi vuole fare una domanda. Sì, io voglio sapere se... Attimio. Parte... No, vabbè, ma senza il microfono. Ma non volevo sapere, perché il video appunto è uno dei risultati, diciamo, della performance. Se quando hai fatto la lunga, diciamo, questa lunga passeggiata che va appunto dalla notte al giorno, eccetera, eri seguita da qualcuno oppure eri sola, al di là di quelli, diciamo, che riprendevano? No. A parte l'equipe non c'era pubblico. Ah, non c'era pubblico. No, Pompei era deserta e grazie. Ero da sola, quindi era proprio questo, il lavoro era proprio basato appunto su questa solitudine all'interno di queste rovine, che insomma a Pompei siamo sempre abituati come Foro Imperiale, no? A vederli invasi dai turisti, macchine fotografiche, selfie, cose così. Quindi invece chiaramente vederla in un contesto notturno è anche un po' decadente, no? Per certi aspetti, perché non è illuminata, insomma le condizioni italiane a volte, no? dei siti archeologici, quindi è abbastanza inquietante. No, c'erano soltanto i guardiani che chiaramente erano lì per dovere, perché ci voleva qualcuno che aprisse e tenesse aperto il parco e poi insomma... che controllasse che tutto andasse bene, ma erano tre guardiani che si alternavano ogni 3 ore. Abbiamo conosciuto un sacco di guardiani. Io volevo chiedere se, quindi, legandomi a quello che ha chiesto Attilio, se questo è un video documentario della performance o è il video l'opera artistica? No, qui non l'abbiamo detto, scusa. No, prego. Nel senso che diceva... No, per carità, assolutamente. Anzi, io sarei dovuta venire quella volta a Pompeo, poi a giugno, e non è stato possibile. Questa è un'opera complessa, è formata, questa è soltanto una parte. Romina aveva cominciato a dire, ecco perché poi è interessante entrare proprio in quello che è, perché noi siamo abituati a vedere video, oppure installazioni, cose, che invece... No, vabbè. È un'opera complessa, è fatta di foto, cioè c'è l'installazione del corpo e quindi è soltanto una parte. Noi qui lo dicevamo poi nella cartella stampa, vabbè, rispondi. Allora, nessuno legge le cartelle. No, l'opera è prima di tutto la performance, cioè l'opera è la performance, tutto il resto sono prodotti derivati, come posso dire, cioè tutto ciò che resta sono le tracce di questo lavoro. Questo in generale è il mio lavoro, cioè il lavoro che io faccio è prima di tutto performativo. Poi purtroppo nella performance, non essendoci a volte gli spettatori o essendo delle cose che succedono improvvisamente, insomma, se non conosci il mio lavoro magari non riesco a riassumerti bene questo aspetto, però io mi installo nello spazio metropolitano, quindi chi c'è chi non c'è, un po' così il discorso. Questa è la seconda di una trilogia di performance napoletana, la Sacra Famiglia, questo qui, Gradiva, Luna Park, e quindi prima di tutto il lavoro performativo è l'esperienza fisica, dopodiché per poter permettere agli spettatori di vedere quello che è stato fatto ci sono delle tracce video. Questo video qua, come ho detto prima, in realtà è pensato su 3 schermi, quindi quello che avete visto stasera è una proiezione fruibile così frontalmente per mezz'ora, ma il concerto è installativo, quindi tu puoi entrare e uscire dall'opera quando vuoi. Ci sono questi 3 schermi che dialogano continuamente, quindi questa è una visione più facile da poter presentare in varie occasioni, ok? Di dire, perché Romina ha molto apprezzato che nessuno sia uscito dalla sala, perché c'era questa luce, però che anche cinematograficamente mi sembrava, cioè, abbastanza importante. Peraltro questo è un video che, diciamo, racconta diversi tempi di un luogo, cioè, l'impressione che ho avuto è che ci fosse proprio un attraversamento e che tutto cambiasse appunto a secondo del punto da cui entrava questa luce, diciamo, che poi, insomma, uno si divertiva anche a, per
pensare ai clandestini e trasmissi, perché molto spesso, voglio dire, non era nel punto insomma, in cui uno l'avrebbe anche no, aspettare. Quindi, cioè, il video è anche stato molto ben fatto, devo dire. Cioè. Bravo Andrea, allora, bravo. Un video molto ben fatto. No, e poi ci sono le foto, per finire di risponderti, delle foto che sono state fatte sul posto durante l'azione, e il mio corpo, che fa parte anche dell'opera, quindi questo corpo che rimane come traccia ormai, perché sai, quando fai un calcolo, questo è il corpo di me a 35 anni, ad aprile 2017, alle ore, quindi già, capito, già il giorno dopo io non ero più la stessa, quindi quel corpo là, io il momento là. Bene, Romina, grazie a tutti. Ah, non c'è so se... domanda. Ah, c'è un'altra domanda? No, io ero curioso, signora De Novellis. No. Daniele, no, una cosa che ho letto dentro nel programma, che c'è già scritto, ma lo volevo sentire brevemente riferito. Rispetto al sonoro che si sente nel video, come funzionava il sonoro durante la performance? Ah, bravo, questa è una bella domanda. Il sonoro è esattamente quello che io ho sentito durante 12 ore. Cioè, io ho registrato con il mio telefono. Una selezione di queste cose tutto quello che hai sentito. Durante i miei soggiorni napoletani per preparare questo lavoro, ho cercato di pensare a come portare questa contemporaneità dentro Pompei, no? Come cercare di fare incrociare i tempi, quello del passato, quello della performance e quello del presente. Quindi durante i miei soggiorni napoletani col telefono sono andata in giro e ho registrato con dei video, che da cui poi ho estrapolato soltanto i suoni, delle scene di vita quotidiana napoletana, dal traffico, gente che si litiga, il carretto, il coso, insomma, quindi sono tutti i suoni che ho registrato io stando lì. E siccome 12 ore sono veramente tante di performance, cioè anche per mantenere la forza, l'energia, la concentrazione, allora questo suono mi ha accompagnato durante tutto il tempo dell'azione. Poi è chiaro che nel video è stato mixato, è stato rimesso sopra meglio, insomma, per lasciare. Diciamo, la vita della città assente nella città. Esatto, dentro la città morta, con me, la Rosia Rivale morta. Sì, è un lavoro tra la vita e la morte, sì, oppure comunque sul fardello di me stessa, in questo vuoto, sì, cioè, più che la morte per me è più quello che rimane del passato, no? Che non è proprio, sì, che si trasforma poi anche poi. Va bene, facciamo proprio, mi sembra una cosa televisiva questa, dobbiamo, sì, cioè abbiamo dei tempi televisivi, dobbiamo chiudere perché adesso arriva Teatro 35. Però magari sai, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso ti programmeranno a Roma. No.